Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Mosco e Vita. E prima di iniziare questo video vi voglio dire, se non siete ancora andati, andate sul sito che ho messo i programmi gratuiti, sono live, quindi programmi dalle 2 alle 6 volte a settimana per aumentare la massa muscolare magra, dei concetti e degli esercizi basati nella scienza per aumentare di forza e di ipertrofia. Quindi se non siete andati ancora a controllare, andate sul sito a muscoliavita.com. Oggi video un po' diverso dal solito, non sarà un vlog. Questo video voglio parlarvi della mia trasformazione, di quello che ho fatto, del peso che ho perso. Metto qui sopra le due foto. Questa è la foto di quando ho iniziato esattamente 90 giorni fa e questa è la mia trasformazione in 90 giorni. Quindi, come potete vedere, un grosso cambiamento fisico, sia dall'aspetto che ho bruciato grassi, sia che ho messo su un po' di massa muscolare magra. Volete sapere come ho fatto? Ve ne parlo di tutto quello che ho fatto in questo video in un secondo. Allora ragazzi, tre cose principali che vorrei dirvi. La prima è che ho seguito un approccio di dieta flessibile, quindi durante tutti questi 90 giorni l'unica cosa che ho fatto è monitorare calorie e macronutrienti. Non ho fatto nient'altro, non ho quindi eliminato grassi, carboidrati o tipi di cibi particolari, non ho scelto altri tipi di cibo perché la scienza ci ha fatto vedere che per bruciare grassi quello che conta sono calorie e macronutrienti di una giornata e ancora di più in tutto il totale della settimana. Quindi cosa ho fatto? Per prima cosa ho misurato il mio fabbisogno giornaliero, quindi quante calorie ha bisogno il mio metabolismo per mantenere il mio corpo. Ho poi sottratto 300 calorie giornaliere per entrare in un deficit calorico, non troppo aggressivo ma abbastanza aggressivo da vedere i risultati da subito, sin dalla prima settimana, che questo mi ha aiutato ad essere più motivato e a continuare quindi sulla dieta in modo sostenibile. Quindi questa è l'unica cosa che ho fatto. Ho mangiato carboidrati, ho mangiato i grassi, ho mangiato le proteine, i breakdown dei miei macronutrienti li metto qui sullo schermo e l'unica cosa che ho fatto è che per 90 giorni ho seguito questi macronutrienti. L'errore che fa tanta gente è dire voglio perdere 10 kg al mese e bam, abbassano, non mangiano più niente, vanno in un starvation mode e questo è controproducente, perché magari sì, per quelle prime 2 settimane perdete e bruciate un sacco di grasso, perdete un sacco di peso e poi arrivate in una fase di stallo. Tanti ragazzi vengono da me dicendo: guarda, sto a dieta tantissimo tempo, 3-4 mesi, non riesco a bruciare la pancia. Questo è perché hanno abbassato le calorie troppo velocemente, troppo in fretta, quindi mi raccomando, il deficit calorico deve essere mano a mano abbassato, ma diciamo la prima volta abbassato di 300 calorie, poi magari dopo un mese, se vedete il vostro peso che si è in fase di stallo per 1 o 2 settimane, abbassate nuovamente di 100-150 calorie e continuate così. Se lo fate in piccoli step, piccoli intervallo, vedrete che il vostro metabolismo non si abituerà mai e continuerete a bruciare i grassi per tutti questi 90 giorni. Allora, io non sono stato perfetto in 90 giorni, non bisogna essere super puliti, mangiare pollo, broccoli, verdura. Io mi sono permesso un po' di cioccolato, un po' di pizza, dei drink fuori quando sono uscito con i miei amici. Questo perché? Per quale motivo? Perché come sempre, anche se vogliamo ottenere risultati, non possiamo far diventare tutta la nostra vita e ruotare attorno alla nostra dieta terribile, pollo, verdure e broccoli, che alla fine non ci permette di fare niente, non ci permette di goderci la nostra vita, non ci permette di vivere. Quindi quello che ho fatto io, in effetti, ho sgravato magari 3, 4, 5 volte su questi 90 giorni, ma come avete visto non è importante, i risultati parlano per sé, non è il fatto di essere perfetti, è il fatto di essere costanti. E per questo motivo io prediligo questa dieta flessibile, vi consiglio a tutti di seguirla perché con le diete troppo restrittive, zero carboidrati, zero grassi, eccetera, eccetera, è come se stessi demonizzando certi tipi di cibi e in questo modo la dieta diventa difficile da seguire, difficile da sostenere, quella è la prima cosa. Se voi non riuscite a stare sotto in un deficit calorico perché mangiate pollo e broccoli e ogni 3-4 giorni volete mangiare del cioccolato e andate sgravate, la dieta non funziona. Dovete seguire una dieta che vi permette ogni giorno di migliorare, ogni giorno di colpire i vostri numeri calorici giornalieri e secondo me la dieta flessibile è il modo migliore per fare. Piccola parentesi, l'ultima settimana è stata il mio peak week, quindi il fisico che vedete in questo momento viene al termine di una settimana in cui ho fatto 4 giornate low carb, quindi veramente bassi carboidrati, per eliminare veramente tutto il glicogeno nelle riserve muscolari. Quindi mi sono veramente spompato, ma in questo modo ho anche buttato fuori tutta l'acqua subcutanea, mi sono asciugato parecchio. Ho anche bevuto tantissimo per queste 4 giornate in modo da veramente entrare nel flushing mode. Più acqua ho dato al mio corpo, più il mio corpo ne ha buttata fuori. Al termine di queste 4 giornate ho fatto una giornata di carb upload, quindi di carico di carboidrati, dove ho
praticamente ridotto l'acqua quasi a zero, magari un litro solamente in quell'ultima giornata, e ho mangiato 800 grammi di carboidrati. Potreste pensare che sono pazzo, metto qua sopra metto qua sopra la ricerca scientifica, appunto, che mi sono letto, perché non faccio queste cose a cavolo, è vero, le sto testando, ma tutto quello che faccio ha un po' di basi scientifiche. Come potete vedere in queste due ricerche scientifiche, nella prima Eric Helms, Natural Bodybuilding Contest Preparation, dice che appunto monitorare i carboidrati e andare in una fase di carb upload aiuta veramente ad essere pieni e a fare una foto in cui veramente i nostri muscoli stanno al massimo della pienezza. Se il nostro fisico è estetico, definito, asciutto, eccetera. Allo stesso tempo i carboidrati, le nostre riserve di glicogeno nei muscoli veramente possono accomodare tanto, metto qua sullo schermo accanto fino a 500 grammi di surplus. Quindi per questo motivo ho consumato 800 grammi di carboidrati e mi sono veramente riempito, ho fatto la foto e in effetti ho notato una bella differenza. Altra parentesi, questo peak week non va a rimpiazzare una dieta. Se siete comunque abbastanza più grassi e fate il peak week non noterete tante differenze. Io non ho notate, ma non così tante. Ci sono altri youtuber che notano differenze completamente assurde perché stanno magari al 7-8% di body fat e lì veramente le differenze di un carb upload sono veramente, veramente significanti e si notano tantissimo. Comunque, io sono felice della forma fisica che ho ottenuto. Penso che vi ho detto tutto in termini di dieta. Ho quindi monitorato calorie e macronutrienti nell'arco di 90 giornate, consumando cibi che mi piacciono, che mi hanno aiutato a rimanere a dieta, rimanere in un deficit. Ho sgravato qualche volta, ma se mangio cibi tipo sushi, pizza, eccetera, ogni singolo giorno non ho nemmeno troppa voglia di sgravare. Per quello, oltre a quello, dieta flessibile mi permette di bere un po' di alcol, eccetera, quindi non devo dire addio alla mia vita sociale, quindi il tutto veramente rientra perfettamente nella mia vita ed è quello che secondo me il fitness dovrebbe fare, dovrebbe migliorare la nostra vita e non take away. Ho detto tutto in termini di dieta. Se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, fatemelo sapere. Voglio passare in termini di allenamento cosa ho fatto. Come potete notare nelle diverse foto, penso magari, non so se ho messo su massa muscolare magra nel periodo di deficit, perché questo è veramente difficile come lifter naturale fare entrambe le cose, perché stanno praticamente spingendo da parti opposte. Per aumentare la massa dovremmo essere in un surplus calorico, per bruciare i grassi dovremmo essere in un deficit calorico. Quindi, come vedete, fare entrambe le cose allo stesso tempo, proprio in termini di bilancio energetico, è molto molto difficile. Però quello che ho fatto io è: ho aumentato le volte che andavo in palestra dalle 3 alle 4 volte a settimana, quindi ho aumentato la frequenza degli allenamenti. Ho anche aumentato la frequenza con cui colpivo ogni gruppo muscolare, quindi invece di colpirlo 1 o 2 volte a settimana, tutti i gruppi muscolari sono passati a 2 o 3 volte a settimana. E penso che questo veramente si può notare sulle spalle, sul petto, e soprattutto in quei due gruppi muscolari. Quindi, se voi volete mantenere al massimo la massa muscolare, potete fare queste due o tre cose. Prima cosa, Guarda che aumentate pompato la che frequenza degli guarda ste allenamenti, vene, quindi state cazzo. andando 3 volte in palestra, Insomma, lì, aumentate ragazzi, dovevo 4 volte fare in solo palestra. ripetizioni, ma era Seconda l'ultimo. cosa, Certo, aumentate la frequenza decisione, con cui poi non ce colpite la ogni faccio, gruppo partiamo. muscolare, la sintesi Dai, piano proteica per piano. noi lifter La naturali, forma se perché sta a vedere. questo canale è per lifter naturali. Voi potete seguire tanta altra gente nel mondo del fitness, anche italiano, anche non, e ragazzi, non ve la stanno dicendo tutta. Io ve la dico com'è, perché mi potete vedere che non sono così pompato, sono un lifter naturale come tutti noi, siamo uguali, e vi voglio dire, per noi lifter naturali la sintesi proteica rimane elevata per un massimo di 36-48 ore. Questo cosa vuol dire? Che per continuare a mettere su fibre muscolari, costruire massa muscolare, dobbiamo allenare un gruppo ogni 2-3, massimo, in teoria ogni 2-3 giornate. Quindi ogni 2-3 giorni tu dovresti ristimolare lo stesso gruppo muscolare per mantenere elevati i livelli di sintesi proteica e quindi costruire più massa muscolare. Quindi questo è il primo modo. Secondo modo, veramente importantissimo, tanta gente va a dieta, dice: devo sudare, devo buttare fuori tutta questa acqua, devo bruciare più calorie, vado in palestra, tagliano tutti i tempi di recupero, magari abbassano il carico e iniziano a pompare, pompare un sacco di ripetizioni, un sacco di volume, pochi tempi di recupero, stai sudando, pensi di star facendo un sacco, ma in realtà non stai combinando niente, perché per mantenere la massa magra esiste il progressive overload. Quello che devi fare è mantenere il carico che sollevi, perché quello è veramente il modo primario con cui riesci a mantenere la tensione sul muscolo e dai un motivo al tuo corpo di mantenere la massa muscolare magra. Perché se abbassi subito i carichi, il tuo corpo quasi praticamente dice: guarda, non mi serve più questa massa muscolare, bruciamola perché mi serve per energia. Invece, se vuoi mantenere i carichi pesanti, anche se aumentate magari i tempi di recupero, non di troppo, ma magari dai, invece di fare 2 minuti, fate aspettare 3 minuti tra le varie serie,
Se voi mantenete alti i carichi e alti i minuti di recupero, questo vi permetterà comunque di applicare il sovraccarico progressivo, vi permetterà di mantenere al massimo la vostra massa muscolare magra. Questa è una cosa che io ho fatto tantissimi errori la prima volta che mi sono messo a dieta e penso di aver perso tutto. Terza cosa, se voi andate subito troppo bassi in carboidrati, perderete energia, perderete subito visibilmente, visivamente, perderete proprio la massa e vi sentirete che avete perso tutto. Quindi vi consiglio, almeno nelle prime settimane, questo potrebbe cambiare per tutti, non è una cosa che consiglio a tutti, ma veramente, se riuscite a mantenere più in alto possibile i livelli di carboidrati, vi sentirete meglio, avrete più energia, sarete più esplosivi in palestra e questo pure vi aiuterà a mantenere la massa magra. Quindi, penso che vi ho detto tutto. In termini di supplementi, farò un video separato in cui parlerò esattamente di tutti i supplementi, non ne ho usati tanti, ma i supplementi testati dalla ricerca scientifica, ci sono troppe stronzate. Quello che voglio farvi capire con questo video sono veramente due cose. La prima, ragazzi, è tutta testa. Se voi state a dieta da un periodo di tempo e non bruciate grassi, dovete chiedervi due cose. Uno, state consumando le calorie e i macronutrienti ogni singolo giorno, come detto, descritto dal vostro piano nutrizionale, oppure pensate di star colpendo, ma ogni 3-4 giorni ha mangiato un po' pezzettino di cioccolato qua, un altro pezzettino di cioccolato qua, senza contare, perché quello farà la differenza. 100 calorie è ciò che vi va a passare da un deficit calorico a un mantenimento calorico e quindi non brucerete grassi. Quindi quello prima di tutto. Seconda cosa che voglio farvi capire, troppe diete demonizzano certi gruppi di cibi, quindi tipo i carboidrati vi fanno ciccione, oppure magari sentite in giro che ci stanno storie che dicono: ah, i broccoletti, i cavolfiori di Bruxelles, bruciano i grassi, le whey protein, bruciano grassi. Stronzata, ragazzi. Il primo modo per bruciare grassi dovete stare in un deficit calorico. Questo lo potete ottenere in due modi. Primo modo, consumate semplicemente meno cibo, quindi mangiate di meno. Secondo modo, invece, aumentate i livelli di energia che spendete, quindi iniziate a correre ogni giorno, iniziate magari, non lo so, fare più sport, andare più volte in palestra, fare le scale, eccetera, eccetera. Quindi sono questi due modi per veramente ottenere un deficit calorico, rimanere al di sotto il vostro fabbisogno giornaliero. Terza cosa, tanta gente pensa: ah, in 2 settimane brucio, perdo un sacco di chili. Non lo fate, ragazzi. Pensate prima, datevi 60 giorni per fare una dieta vera e propria. Vi permette di sgravare un pochino, sgarrare 2 o 3 volte sulla dieta. Vi permette veramente di andarci un po' più convinti perché avete una deadline un po' più lunga e vi permette di rimanere on track. Se una settimana non vedete che perdete peso, la settimana dopo ci andate più forti. Ma per favore, veramente non cadete nelle trappole di eliminare un certo tipo di cibo, fare una dieta super restrittiva per 10 giorni pensando di perdere chissà quanto peso perché vi farà più male che bene in termini di composizione fisica, in termini di salute mentale, eccetera, eccetera. Detto questo, io penso che vi ho detto tutto quello che volevo dirvi, spero veramente che vi sia piaciuto questo video, spero che possiate prendere qualcosa di spunto se voi state provando a bruciare grassi, lasciate perdere tutto quello che dice i media, tutto quello che leggete su Men's Health, queste altre riviste qua. Comunque vi voglio ringraziare a tutti veramente per il supporto che mi avete dato in questi 90 giorni, qualsiasi domanda avete al riguardo mi potete scrivere personalmente, se mi seguite su Instagram e mi avete provato a mandare un messaggio già sapete che rispondo a tutti i messaggi in direct, email, come volete, commentate qua sotto quello che vi pare. Se vi posso aiutare in qualsiasi modo, mi fa piacere. Programmi gratuiti, guide nutrizionali, eccetera, sul sito. Sto provando veramente a condividere con tutti voi quello che faccio io per vedere risultati in palestra, in termini di dieta, composizione fisica, eccetera. Voglio farvi capire che è più semplice di quanto ci fanno pensare i media, Men's Health, eccetera. Non dovete eliminare i tipi di cibo, non dovete morire di fame. Potete fare una dieta flessibile che mettete insieme a un allenamento in palestra con i pesi, ragazzi, maschi, femmine, tutti, è la stessa cosa per tutti, è la scienza, bilancio energetico è quello che conta. Spero veramente che vi sia di aiuto questo video. Detto questo, vi voglio ringraziare se siete qui. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale che mi aiutate a crescere, a raggiungere più gente per far capire che il fitness non deve sottrarre dalla vita, ma lo possiamo aggiungere tutti nel nostro stile di vita per migliorarci, migliorarci veramente in termini di determinazione, motivazione, energia. Detto questo, io vi voglio ringraziare a tutti. Se siete arrivati qui in fondo, grazie a te, veramente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. No,